No, smettila. Se anche a te non piace questo mio nuovo carattere, mi raccomando, lascia like, arriviamo in questo video a 20.000 like e iscriviti al canale e seguimi su Instagram, perché ti sarei perso sicuramente queste storie. Ciao. Wow, complimenti. Adesso sì, sono veramente un bad boy, però. No. Come no? Ancora, ci vogliono altre prove. Altre due, dai. Come? Come? Altre prove? Che significa altre prove? Cosa devo fare? Vieni. Credevo l'avresti fatto davvero. Ma veramente, c'è scritto da qualche sito queste prove per diventare un bad boy da qualche parte? Assolutamente sì, lo fanno tutti, dovresti saperlo. Oh, se non lo sai, forse magari non lo sai davvero. No, lo sono assolutamente un cacchio di bad boy io. Oh sì, questa è la pista skate dove io con i miei amici mi sono rotto 70 ossa. Wow, e come fai ad essere vivo? Perché ovviamente sono duro. Ah, certo. Allora, sali qua sopra. Qua? Qua sopra, sopra il tetto? Ti aspetto... Sì, ti aspetto dall'altra parte. Ok, va bene. Ci sono? Sono qua sopra, cosa devo fare qua sopra, Ivy? È sempre dritto. Ok, ci sono, ma che cosa devo fare? Ti butterò da qui? Ma mi faccio malissimo da qua! Ah, i duri non si fanno malissimo. Questo è altro per diventare un bad boy e far piacere la mia persona, Ivy. 3, 2, 1. Ah, che male! Oh, ok, niente, non mi sono fatto completamente nulla. Non mi sono fatto nulla. No, okay. Non mi sono... Sì, aspetta. Tu che sei sicuro che non devo chiamare un'ambulanza o quelle cose del genere? No. Aspetta. No. Ok, perfetto, ci sono, perfetto, ottimo. Ok. Allora, abbiamo finito le prove. Un po' più duro? Sì, come no? Cosa cacchio c'è da fare ancora? Io devo andare a scuola. A scuola? No, ma io non ci vado a scuola. Io, per me la scuola è inutile. Infatti non dobbiamo andarci per studiare a scuola. Appunto, cioè immagino che dovremmo solamente stare come tipo fanno quelli delle medie, che se ne stanno nei corridoi durante che c'è la lezione, perché non gliene frega completamente a nulla di trovarsi una vita, un lavoro, una famiglia e fare una casa, giusto? Peggio, temo di peggio. Cosa di peggio addirittura, porca miseria. Allora che cosa mi... Cosa devo fare? Presente la professoressa? Sì. E ne vale insultare. Cosa? Sì, che c'è? Magari non vuoi farlo perché hai paura? No, ora lo vado a fare! La fare? Cacchio, dovrebbe essere in teoria qua dentro. Oh, ehi, professoressa! Ehi, ciao! Ho ancora problemi di tosse, scusatemi. Ah, ok. Come state? Tutto bene, sono Sbriser, non si capisce dalla faccia. Ah, sì, certo, ma sei un po' assonnato, forse. Sa che cosa? Lei è assonnata. Lei è assonnata perché... Perché... Le sue tette sono finte. Wow. Ma come si permette? Io queste tette non sono finte. Sì, sono decisamente finte. E poi lei come si permette? Le sto andando a fare una lettera di dimissioni per la scuola. Io... Va bene, ascolti, vada a quel paese. Mi scusi ma lei non entrerà più in questa scuola se continua così. Oh mio Dio. Eccomi qua, perfetto. Cioè, sistemato ti sei spaventato tutto. No, ti non mi sono sistemato nota. Mamma mia, come se fosse stata la prima. Non è vero, non è mai la prima. È stata una di una grande sfilza di note. No, sicuro. Assolutamente no, tranquilla. Io prendo ogni giorno le note. Praticamente sono come, non lo so, gli appunti del diario. Andiamo. Addirittura, sì, allora certo. Sei proprio tosto. Oh, wow. Sì che sono tosto, io mi sono stratosto. E adesso credo che siamo arrivati al punto che sono letteralmente diventato un bad boy. Se la vuoi mettere così. Sì, cacchio. Cosa ridi ancora? No, nulla. Sei proprio... Non lo dico, dai, andiamo. Sì, lo so. Immagina che coppiata potremmo fare io e te. Tu una bad girl, io un bad boy. Cioè, immagina cosa potremmo effettivamente andare a creare. Voi ragazze siete veramente tanto complicate. Oh mio Dio. Sì, lo so benissimo che a voi piacciono gli stronzetti. Ah, guarda, dei pischelletti. Pff, che stupidi idioti.
Che hanno controlli cosa stanno facendo? Metto questa. Vado a controllare cosa fanno. Dragonero occhi arcobaleno. Fai schifo. Ma cos'è che state schifo giocando qua? Yu Gogo. Ciao, ma togliete queste cose, andatevi a fare una vita, cacco, delle ragazze. Pensate alla fine. Ma vuoi smettere? Oh. Via. Cosa volete? Volete un pugno in faccia? Volete un pugno in faccia, sciabolette? No. Ma che c'hai oggi? Allora, Ivi, hai capito chi è il capo del quartiere qua? È impazzito. Credo. Vabbè, lasciamo stare. Senti, io vado. È finita qui l'uscita, ok? Ok, come vuoi. Ciao, Ivi. Ci vediamo, ti posso prendere un'altra volta. Ciao, ciao. Assolutamente no, ciao. Ma come no? Cacchio, quanto è bella, mio Dio. Perché? Perché sto facendo tutte queste cose brutte? Quindi? Io ho sentito. No, ma perché? Mi stavate disprezzando. Mi stavate disprezzando. No, ma ti pare? No, non so. Aia, smettila. Aia, vai. No, fermo, ti prego. Aia. Perfetto. E state così come siete. Ragazzi, scusatemi, ma sto tentando di recitare al meglio di me. Cacchio, quanto mi dispiace, ho preso praticamente i miei amici, sciabolette, però devo stare per il momento nel personaggio fin quando Ivi non capisce che potrebbe stare bene con me. Oh, sciabolette, sto facendo la cosa giusta. Però tanto, molte volte mia mamma mi ha detto di non cambiare. Però, se è per Ivi, devo farlo. Devo farlo assolutamente. Cacchio, che problemi. Sto ricevendo un po'... Che diavolo è? Sì. Ehi, mi chiedevo se avessi voglia di passare un po' di tempo assieme qua in casa tua. Cosa? Perché mai dovrei passare un po' di tempo con te, Violet? Non vuoi? Prego, entra pure allora, dai. Giusto ecco, perché ho un po' di tempo. Che c'hai vita da qualche parte, ok? Violet, sciabolette! Non so se sto facendo la cosa giusta. Aspetta, che stai facendo? Io tutto questo travestimento che sembra un cacchio di emo lo sto facendo per far piacere a Ivi, capito? Ah, è un travestimento. Sì. Certo, lo dovevo capire. Cosa? No, niente, non mi hai perso le speranze. Ascolta, è giusto, sarebbe giusto cambiare per gli altri, secondo te? Almeno per il momento, sarebbe una cosa adatta. No, Sbri, ma poi, secondo te, a lei piacerebbe davvero una persona finta? Non vuole stare con un manichino, Sbri, l'ho capito che a te piace, però... Lei non sta con le persone finte. Hai ragione. Forse nemmeno con le persone dure, visto che è lei quella dura. Oh, porca miseria, perché anche non c'ho... se io ci starei... Ma perché a te piacciono i bad boy? Perché a me piacciono i... perché... mi sono ricordata che ho da dare, da mangiare alle piantine, carnivore. Quindi ci vediamo, stammi bene, mi raccomando, fai attenzione, togliti quel trucco dalla faccia. Ma che cacchio, io non la capisco, Violet. Sciabolette. È normale, perché non ci ho pensato prima? Ivy è già una bad girl, di conseguenza non gli serve un bad boy. Che miseria. Ci ho pensato. Aspettate un attimo. Ho capito perché io piaccio a Violet. Perché è normale. È matematico la cosa. Io non posso andarmi a mettere con una ragazza che già da sé è bad girl. Io dovrei essere super mega socievole e simpatico e carino con le ragazze bad girl. Mentre per quanto riguarda Violet... Dovrei essere un bad boy per come lo sono adesso. Perché lei è già carina di suo ed è molto disponibile e simpatica. È tutto il contrario. Gli opposti si attraggono. Sciabolette, perché non ci ho pensato prima? Porca miseria. Dovevo pensarci prima. Però intanto... Porca miseria, per avere questo trucco mi sono fatto dare due pugni in faccia da noob, sciabolette. Cacchio. Per il momento dovrò tenermi questo outfit. Altrimenti non saprei nulla a che fare, sciabolette. Non mai a conquistare Ivy. Magari un giorno.